Buonaccorsi, tutti al mare, ha detto quest'estate. Che vuol dire? Nel senso, che cosa succederà? Le spiagge riaprono, le persone potranno spostarsi nel territorio nazionale di regione in regione, si potrà tornare a viaggiare. Che piani state facendo? Allora, innanzitutto, diciamo, in linea con tutte le cose che sono state dette, dobbiamo capire l'andamento del contagio perché teniamo sempre come principio la salute dei cittadini. Quello che volevo dire è che noi adesso dobbiamo mettere in condizioni, ad esempio, gli stabilimenti balneari, come ha già ricordato il Presidente Toti, che saluto. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo tra l'altro alla Borsa Internazionale del Turismo all'inizio di febbraio a Milano. Bei Un altro tempi. mondo sembra rispetto ad oggi, una cosa pazzesca. Abbiamo fatto una cosa insieme Un altro mondo. per la regione Liguria. E quindi dobbiamo mettere in condizioni le imprese turistiche, quindi gli alberghi, quindi gli stabilimenti balneari, di essere pronti ad affrontare la stagione estiva, se si potrà, è chiaro. Quindi dobbiamo assolutamente fare tutto quello che possiamo fare per Ma il problema è prepararci. che serve adesso, no? Ah, serve adesso. Mi aprite la nostra schermata Zoom, ce l'abbiamo con noi. Abbiamo quattro imprenditori proprio che lavorano con gli stabilimenti balneari. Fausto Ravaglia da Riccione, buonasera, Buonasera. ha uno stabilimento a Riccione. Davide Cicchella, anche lui ha uno stabilimento a Riccione. Alzi la mano, Cicchella, eccolo qua. Poi dal sud Mauro Della Valle, che ha uno stabilimento in Salento, a San Cataldo, il presidente di Federbalneari Salento, buonasera. E poi c'è Enrico Schiappapietra, che ha uno stabilimento a Savona, eccoci qua. Allora, Ravaglia, tra l'altro, era uno specialista dei beach party. A me poi i beach party mi evocano il Papete, non so perché, anche se il Papete è a Milano Marittima, non è a Riccione, però insomma. Forse ha confuso con il Samsara, che è il mio quasi confinante qui a destra. Io Vabbè. ho una. Sì. Sì. Per quanto riguarda i beach party è il Samsara, sono Ah, va io. bene, allora va bene. Samsara, Cicchella, beach party, che sono sti beach party? Una cosa che non vedremo più fino al 2029? Ma speriamo di no, perché sennò io sono rovinato. Perché io ho creato il mio futuro su quello. Il mio futuro è quello della mia famiglia. Quindi se io non dovessi riuscire a fare il beach party, ok, sono uno stabilimento balneare. Ma se le condizioni di fare stabilimento balneare siano con delle restrizioni, con le distanze di sicurezza, se io ho 100 lettini normalmente e con le restrizioni dovessero diventare 50, credo che non riuscirei neanche ad arrivare a fine stagione. E quindi lei che cosa chiede in sicurezza di fare? C'è qui il sottosegretario. Ma sicuramente la sicurezza è importante, però innanzitutto dobbiamo avere una data, perché è impensabile che quest'estate la gente non possa andare al mare. Cos'è? Li chiudiamo tutti in città? Per forza dovranno andare al mare. Noi ci dobbiamo trovare pronti con delle regole, sicuramente salvaguardare la salute delle persone, ma non possiamo assolutamente limitare l'attività, perché limitare significa non aprire. Ho capito, ma mi scusi Cicchella, Ravaglia, voglio sentire il suo collega Riccione, ma lei, insomma, tutti abbiamo presente gli assalti che ci sono, no, al banco dell'aperitivo, al pranzo, intorno alle docce. Voi avete tutto chiaro su come fare perché questo non avvenga? Cioè, sapete già come si fa? Decisamente noi ci atterremo a quelle che sono le disposizioni delle autorità sanitarie. Certamente noi dobbiamo riaprire per garantire un pochettino, perché io non è che sono stato fermo qui a casa, ho lavorato come tanti sui social a contattare i miei clienti e tutti hanno una gran voglia, oltretutto pensano alle vacanze dopo essere stati agli arresti domiciliari. Si rimodulerà sicuramente l'offerta. Poi noi romagnoli, che abbiamo una bella caratteristica, quella di inventarci, perché abbiamo avuto le alghe e abbiamo fatto il divertimentificio, abbiamo distrutto nel 64 gli stabilimenti, in una settimana siamo risorti. Noi sicuramente, sempre attenendoci a quelle che sono le disposizioni, riusciremmo sicuramente a proporre, perché poi tutto sommato noi abbiamo un arenile abbastanza ampio e il distanziamento fra le persone, quello è l'ultimo dei problemi. Il problema è che noi viviamo in un ecosistema dove sicuramente bisognerà vedere gli albergatori se riescono ad accogliere la gente, bisognerà vedere questi ristoranti se potranno riaprire come, bisognerà vedere poi sicuramente anche le discoteche, perché noi abbiamo una fetta di
di turismo giovanile. Guardi, sulle discoteche, se mi staccate un attimo un primo piano della professoressa Viola mentre parliamo di discoteche in Romagna, credo che non ci sia neanche bisogno che parli. Ecco, lei guardi la professoressa Viola mentre fa questo scenario, no? Lei guardi sempre la Viola, così poi capisce quando si deve fermare. Senta una cosa, ma lei ha chiesto dei soldi in prestito alle banche, come sta facendo adesso con i dipendenti, con i costi eventualmente per rimettere a posto la situazione intanto? La prima cosa è in banca ho cercato di sospendere i mutui in essere, poi ai miei dipendenti gli ho detto abbiate pazienza, siamo tutti nella stessa barca, continuate un pochettino a fare le richieste, quello che attualmente passa il convento. Io già nei precedenti anni avevo già assunto due operai per poter insomma rimettere in funzione lo stabilimento, la preparazione. Adesso poi non capisco il perché proprio le nostre zone... Ma l'ha chiesto i soldi in prestito o no? Mi dica questo. No, ancora il prestito non l'ho chiesto. Non c'è andato. C'è qualcuno che l'ha chiesto. Chi l'ha chiesto il prestito? Cicchella, poi voglio sentire gli altri due nostri ospiti. Cicchella, lei è andato a quanto ha chiesto? Ah, io sono andato a chiedere quei famosi 25.000 euro, la banca mi ha risposto che al momento non è in grado di potermi dare altre notizie perché non ha né i moduli né ancora le modalità per fare questo tipo di finanziamento, ma tra l'altro non me lo possono dare perché a noi la concessione demaniale scade quest'anno, quindi chi è che ci finanzia quando la concessione demaniale non ci verrà rinnovata? Vabbè, ma questi dovrebbero essere finanziamenti senza garanzia comunque? Allora, della Valle e Schiappapietra vorrei da voi un quadro della situazione. Della Valle in Salento a 100 ombrelloni, 40 tavoli, lei ha tutto chiaro, vuole dire qualcosa al sottosegretario Buonaccorso a cui poi darò la parola per rispondervi? Assolutamente, noi siamo pronti un po' e abbiamo ipotizzato uno scenario come in famiglia, uno scenario familiare, in poche parole l'ombrellone se ci si dà la possibilità vorremmo che faccia un po' come il nucleo familiare, quindi non c'è da tenere le distanze di sicurezza a casa, perché preferiamo chiamarle distanze di sicurezza piuttosto che sociali, ma quello che vorremmo far comprendere ecco al sottosegretario, che diciamo ci ha visto anche impegnati a degli incontri qui nel Salento, che noi non abbiamo la certezza di fare impresa, cioè fra qualche mese dobbiamo demolire le nostre strutture, dobbiamo smontare i nostri fabbricati, perché fra 7 mesi consegneremo le chiavi dello Stato, le chiavi delle nostre aziende allo Stato. Quindi che ci venga un segnale, cioè è impossibile che in un ordinamento nazionale ci sia una legge, ci sono dei giudici che le applicano a secondo le regioni. È pazzesco non avere ancora oggi in sede comunitaria qualcuno della nostra politica che prenda a cuore 30.000 imprese balneari e che si possa finalmente definire un orizzonte sereno del Made in Italy, che è la nostra forza, sono le nostre famiglie, sono i nostri imprenditori, ce lo siamo inventato noi questo mestiere. Quindi chiediamo al sottosegretario di tirare dal cassetto il DPCM, di una volta per tutte regolarizzare questa materia. Schiappapietra, dica lei che tra l'altro c'è anche Toti che vi ha permesso di ricominciare a preparare gli stabilimenti per l'estate, questa cosa è una boccata d'ossigeno per lei? Grazie all'ordinanza del Presidente Toti, noi stiamo cominciando lentamente in sicurezza a ripreparare le spiagge e prepararle per la prossima estate, però sarà sicuramente un'estate di servizio sociale, immaginiamo di dover accogliere le persone che sono state per tanti mesi chiuse a casa sulle nostre spiagge. È l'ora di smettere di raccontare a noi italiani le panzane del diritto europeo transfrontaliero e del cittadino rumeno e polacco. E se il governo e lo Stato italiano non decide adesso di salvare le aziende italiane e le imprese italiane, credo non lo deciderà più. E noi abbiamo, come dicevano i miei colleghi, le concessioni a scadenza al 31 dicembre di quest'anno. Ci siamo fatti i debiti dopo la mareggiata del 2018. E ci si chiede di fare ancora dei debiti adesso per affrontare un'estate difficile, ma onestamente non ci si dà futuro. Credo che se non si può decidere una cosa come questa in un sistema Italia oggi, non la si deciderà più. E allora, non è giusto. Sottosegretario, dica qualcosa su queste richieste, parli con loro. Le cose sono due cose diverse, stiamo parlando di due cose diverse. Da una parte c'è il tema di come affrontare questa estate tra qualche mese, settimana, e quindi come affrontare l'organizzazione, come veniva detto, del distanziamento sociale, chiamiamolo
come vogliamo, in sicurezza per i cittadini e per poter fare in modo che si possa appunto trascorrere la vacanza al mare. L'altro problema che loro ponevano è il tema delle concessioni balneari e del rinnovo delle concessioni balneari, che nulla a che vedere con il tema Covid, però questo sia chiaro. Rimaniamo insomma sul Covid. Allora, se volete entro anche... No, questi non hanno ancora... uno non ha avuto i 25.000 euro che era andato a chiedere in banca. Però sono appunto due discorsi assolutamente diversi. Sì, ma voi ce l'avete un piano per intervenire su questi stabilimenti? Una normativa che valga per tutti uguale? Perché giustamente dal Salento dicono è possibile che in ogni posto valga una regola diversa, ma lo Stato dov'è? No, però il discorso che faceva l'operatore del Salento riguarda al tema delle concessioni e dei permessi. Noi la normativa uguale la dobbiamo dare rispetto al distanziamento sociale. Sono due discorsi completamente diversi che sono stati, diciamo, messi insieme, giustamente, nel senso che il tema del rinnovo delle concessioni è un tema importantissimo su cui stiamo lavorando. Noi ci siamo anche incontrati spesso e volentieri e sanno benissimo che stiamo lavorando sul DPCM con tutta una serie di difficoltà, ma che vogliamo riuscire a risolvere da qui appunto a prima dell'estate. Quindi da questo punto di vista voglio interrompere, c'è un legame ben preciso. Si sa che quest'anno si inizia con difficoltà. Se noi non abbiamo la certezza della continuità, è inutile che io quest'anno investo. Per rimetterci, e quest'altro anno non sono sicuro di ammortizzare, il legame c'è. Io e lei lo capiamo, chi ci ascolta a casa non lo capisce, sono due cose diverse, questo cercavo di spiegare, non so se è chiaro. Io capisco gli alberghi, o aprono anche le strutture intorno, oppure gli stabilimenti balneari non possono lavorare. Noi dobbiamo fare in modo che il sistema turistico riparta, esattamente, quindi dobbiamo mettere in condizione gli albergatori, alberghi e non solo, quindi anche tutto il resto dell'offerta ricettiva, e gli stabilimenti balneari piuttosto che e la montagna. Perché noi come si fa? Dobbiamo dare delle linee guida, noi adesso stiamo lavorando, abbiamo chiesto un incontro col Comitato Tecnico Scientifico il prima possibile per dare delle linee guida, abbiamo fatto l'incontro anche con le regioni un paio di giorni fa, con gli assessori regionali, per definire insieme, perché anche qui abbiamo delle differenziazioni territoriali che veniva detto e prima. E poi ci vogliono ovviamente i soldi, eh? E poi ci vogliono i soldi, e quindi dobbiamo ovviamente vedere di costruire un sistema però... queste linee guida, perché uno degli operatori ha sollevato un tema che io sento da moltissimi albergatori. Nord Sardegna sono usciti bardati a lutto, Nord e Sud Sardegna, perché chi va a chiedere i prestiti di 25.000 euro trova un'attuazione nelle banche e dicono: ah, ma tu hai il prestito chirografario, te lo sottraggo, tu hai il plafond per le carte di credito, te lo sottraggo, e alla fine della potenzialità di prendere un prestito, alla fine scopri che la banca si autofinanzia perché ti scorpora tutti i crediti che tu già in essere e non prendi niente. Di questa cosa vi siete accorti? Vi è arrivata questa... perché poi loro devono pagare gli affitti, i mutui, stiamo intervenendo sul tema degli affitti per gli albergatori piuttosto che per le altre imprese del turismo. Fare un esempio telegrafico brutale? Quando arriva una tempesta e va disperso un raccolto, vengono risarciti gli agricoltori, e qui mi sembra una cosa molto simile. Questa stagione è come una stagione colpita dalla tempesta. Stiamo lavorando a degli interventi particolari per tutto il comparto del turismo. Vorremmo sapere le cifre. Facciamo